Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Dani e oggi siamo qui di nuovo su OMSI2. Oggi siamo qui sulla mappa Merino, mappa italiana, come nello scorso episodio. E oggi siamo con un altro autobus italiano, cioè più che altro questo è un autobus italiano, l'altro era un autobus non italiano, utilizzato in Italia. Ok, siamo con un autodromo Bussotto, vedete. Ed è fatto a mo' di Sasa, della Sasa l'ho fatto fare. Va bene, ecco. Oggi effettueremo la corsa con la linea 5. Linea 5, come vedete qua. Villa Galliera capolinea. E sono un po' le fermate, 10-20 minuti. Vediamo se fare andata e ritorno e poi vediamo. Allora, secondo livello tasti. Ok, linea. Non so come funziona questa qua. Linea 5. Ok, F1. F8. F2, vabbè. Allora, linea 5, direzione. Perfetto, Villa Galliera. Ci sistemiamo la videocamera per metterla fuori così, ok, la visuale fuori. Apriamo la porta, accendiamo il motore, aumentiamo il tempo all'ora di partenza. Nessuno deve salire con noi, andiamo. Perfetto. Nel bus fa caldo, ragazzi, quindi dovremo accendere l'aria alla prossima fermata. Se c'è aria, sto auto, se non mi ricordo mai se c'è l'aria condizionata o qua. Il primo pezzo è sempre uguale per entrambe le linee 3 e 5. Però poi dopo si differenzia per un po'. Allora, intanto apriamo i finestrini e li apriamo anche dietro. Questo non si apre. Questo neanche e questo neanche si apre. Perfetto, anzi niente, perfetto, però vabbè. L'aria qua non c'è, l'aria condizionata, quindi dovremo andare avanti così. Perfetto, siamo un minuto di ritardo, 25 gradi, abbastanza caldo, linea 5 e ovviamente semaforo rosso.
Sti semafori sempre tutti lunghi ogni volta, durano sempre un'infinità di tempo. Dai, dai, su che sono quasi 2 minuti di ritardo. Vabbè. Recupererò. Almeno questo semaforo qui è verde, quindi possiamo passare senza problemi. Salve collega. Salve. E un altro semaforo rosso, ovviamente. Oh, se siamo a fare le becchiamo a tutti i rossi, ragazzi, mamma mia. Allora, Salve, salve. Adesso che devo recuperare sto ritardo. Salto sua ce la farà a salire, sono salita. Sì. Vai, dai, su.
Sì. Stai zitta, va. Qua siamo arrivati con 0 minuti di ritardo, ecco, mezzo minuto di ritardo, neanche un minuto, perfetto. Ho recuperato alla grande. Perfetto. E adesso dobbiamo tornare anche indietro, quindi torre bovo, metto nuovo e ando avanti il tempo alle 27. Sì, però stiamo più attenti, magari ci darei in ritardo, eh. Ok, passiamo. Ok, mamma mia, tutte strade strette qua. Proprio 18 metri non sono ben accettate, qui. State attenti che scaricate questa mappa. Qui 18 metri qui non ci passano. Sì, non urlare. Ok, non c'è nessuno. Perfetto. Allora, adesso siamo in discesa, sto mettendo i freni qua, che sennò rischiamo di finire dall'altra parte, su per il muro qua. Ci c'è un bel incidentaccio, quindi non vorrei. Entriamo in fermata. Saltiamo il collega qui davanti. Vabbè, collego. Perfetto. Linea 5 a sinistra. Ora là, semaforo verde. Vabbè, ovvio, siamo in orario, quindi ovvio ci becchiamo i semafori verdi. Perfetto. Siamo in anticipo, quindi aspettiamo un attimo qui, un secondo, secondo. Beh, adesso no. Tanto chiudiamo quella dietro. Però c'è già per partire. Ok.
Andiamo. Merino centro. Fermata Merino centro. Perfetto. Su. Bene, 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 bene. Se non perde potenza sta autobus ogni tanto. E pure semaforo verde, perfetto. Mi siamo in perfetto orario. Benissimo. E qua, ultima fermata, Torre Bovo. Perfetto. E quindi ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio. Io vi ringrazio di aver guardato questo video. Mi raccomando, mettete like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Condividete questo video per far vedere a tutti quanti che io gioco ad OMSI, perché sono tanto che su YouTube Italia non OMSI, ecco, non ci giocano in molti. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, commentate se avete qualche domanda riguardo gli autobus, le mappe, come scaricarle, vi aiuterò ben, posso ben aiutarvi. E quindi vi ringrazio ancora per guardare questo video e ci vediamo. Ciao!